Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmich in forma. Il tema di oggi parleremo di semplificazione e naturalmente affronteremo un particolare tema che riguarda soprattutto l'assegno unico con reddito di cittadinanza e che cos'è il cosiddetto modello integrativo. Ma questo subito dopo la sigla. Anmich informa. Interventi, proposte ed aggiornamenti sulla disabilità. Direttamente dalla direzione nazionale Anmich. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich. Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmich informa. Il tema di oggi, come dicevo prima, la semplificazione. Non sempre semplificazione è sinonimo di agevolazione. Qualche volta la semplificazione porta ad commettere, diciamo così, nella speranza, negli auspici, nella paura anche di parlare di semplificazione, siamo purtroppo, assistiamo in questo periodo ad un accavallarsi di situazioni che possono creare problemi. Il primo problema per quanto riguarda la semplificazione riguarda soprattutto le visite dirette sugli atti. E dove noi diciamo che sì, è importante la visita diretta sugli atti e quindi evitare alla persona con disabilità una inutile trafila, un lungo calvario per spostarsi dal proprio luogo di residenza presso gli uffici dell'INPS per poter essere sottoposto a revisione dell'accertamento dei visiti sanitari. Ecco, sapete benissimo che con il decreto semplificazione fu introdotta la possibilità di poter svolgere le visite sugli atti. Bene, in un momento particolarmente complicato, in un momento difficile come quello che abbiamo vissuto nei mesi scorsi con la pandemia, andava sicuramente bene. Ma naturalmente noi abbiamo sempre detto è importante però che le visite sugli atti si concretizzino soltanto per quelle persone che presentano situazioni abbastanza conclamate e abbastanza definite. Non sempre va bene, perché molto spesso l'INPS chiede alle persone con disabilità che devono essere sottoposte alle revisioni la possibilità di poter inviare documentazione sanitaria e sugli atti viene svolta la visita. Questo purtroppo impedisce una visita obiettiva e non sempre i documenti che il soggetto che fa richiesta invia all'INPS sono documenti tali e con una caratteristica abbastanza probante per dimostrare la situazione attuale e quindi molto spesso la persona viene, diciamo così, poi si creano problemi su problemi. Quindi semplificare sì, ma non va bene dappertutto, così come sentiamo più volte in giro dire che lo stesso documento certificato medico che il medico prescrittore rilascia all'atto dell'accertamento per il cosiddetto certificato introduttivo possa fungere anche da domanda amministrativa. Su questo noi abbiamo già detto che non siamo d'accordo per il semplice motivo che non può il medico svolgere un mero atto amministrativo e perché nella domanda, proprio a via della semplificazione, nella domanda amministrativa che il soggetto, che il cittadino invia all'INPS e che si abbina con il certificato introduttivo rilasciato dal medico prescrittore, medico curante o qualsivoglia medico prescrittore, ecco, ci sono dei dati che non possono essere lasciati alla gestione del medico, non perché non lo possa fare, ma perché non credo che il medico sia deputato a svolgere degli atti meramente amministrativi, ma sono soprattutto atti esclusivamente di natura sanitaria. Per questo motivo è stato istituito presso il Ministero della Disabilità, in collaborazione anche con il Ministero della Funzione Pubblica, una commissione di cui noi facciamo parte, proprio per individuare quelle che possono essere, diciamo così, le opportunità più significative da poter portare all'attenzione del Ministro della Disabilità e della Funzione Pubblica per individuare effettivamente dei modelli semplificativi. Noi abbiamo e stiamo sviluppando tutto un lavoro perché effettivamente sia pregnante e importante il lavoro della semplificazione rispetto ad alcuni aspetti. Ecco, faccio un'ipotesi,
importantissimo sarebbe individuare un percorso che faciliti le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità in possesso della legge 104. Sapete benissimo che molto spesso oggi tanti soggetti sono costretti a riproporre la domanda perché nel modello del verbale non sono previste quelle diciture che riguardano la possibilità di poter accedere al pass per il CUDE oppure per poter accedere alle agevolazioni fiscali per l'acquisto dell'autovettura oppure per altri tipi di agevolazioni fiscali. Quindi da questo punto di vista siamo particolarmente proiettati su semplificazioni che siano veramente utili ed opportune. Non tutte le semplificazioni portano dei benefici, molto spesso hanno portato più che altro un pochino di confusione. Per quanto riguarda l'altro aspetto che noi volevamo parlare oggi è l'assegno unico con reddito di cittadinanza e quindi che cos'è il modello integrativo. È stata attivata da pochi giorni la procedura di trasmissione all'INPS dei dati assente nel DSU che deve essere inviato entro il 30 giugno per ottenere i conguagli delle rate precedenti. Naturalmente questo è un aspetto importante, nel documento si sottolinea che i numeri per i quali finora è avvenuto un primo pagamento dell'assegno unico da parte dell'INPS sono quelli in cui sono presenti entrambi i genitori, limitatamente alla quota per i figli minorenni o per i figli maggiorenni disabili e quelli composti da un unico genitore per i figli minorenni o maggiorenni disabili nei limiti del 50% dell'importo spettante. Invece occorrerà presentare il modello per un ulteriore modello integrativo per fruire delle maggiorazioni previste in presenza di una serie di condizioni indicate nel decreto legislativo 230 del 2021. Naturalmente però questo è un tema che andremo ad affrontare meglio nelle prossime trasmissioni. Vogliamo soltanto evidenziare che nel trimestre marzo-maggio, il primo dell'attivazione dell'assegno unico universale, ha limitato oltre 21 milioni di assegni per un valore che supera i 3 miliardi. Naturalmente il 49,5% delle domande è stato presentato da nuclei con un figlio unico, mentre il 41% dei nuclei con due figli e l'8% da nuclei con tre figli. Il 23% delle domande è stato presentato da soggetti che non hanno presentato l'ISEE ricevendo l'importo minimo previsto sempre dal decreto legislativo 230/2021. E anche su questo abbiamo già svolto una nostra precedente trasmissione in cui abbiamo evidenziato che per i figli disabili vi è anche una maggiorazione. E però, ripeto, questo è un tema che affronteremo nelle prossime settimane. Con questo termina qui il nostro appuntamento di oggi, vi auguro un buon proseguo di trasmissione e a risentirci alla prossima puntata. Oggi la nostra puntata è andata in onda dalla sede di Napoli, la sede regionale e provinciale dell'ANVUC, ed è un grande piacere che saluto tutti i nostri ascoltatori della campagna in questo particolare momento. Buon proseguo a tutti e a risentirci alla prossima puntata. ANMIC informa. Interventi, proposte ed aggiornamenti sulla disabilità. Direttamente dalla direzione nazionale ANMIC. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale ANMIC. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Radio ANMIC 24. Visita il sito www.anmic24.it. ANMIC 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone.